Si sono svolte le giornate di formazione nei campi profughi palestinesi in Libano, che hanno visto i formatori WISP Alessandro De Paulis dell'WISP Roma e Luana Sanna dell'WISP Sassari impegnati nella formazione di operatrici sportive che lavorano negli asili con bambini da 3 a 6 anni. Il progetto, realizzato dalla ONG italiana CTM in partenariato con l'ONG libanese Ghassan Kanafani Cultural Foundation e cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, durerà 3 anni e ha avuto come prima tappa il corso rivolto agli operatori di Mar Elias. Abbiamo lavorato sul gioco, sulle varie tipologie di gioco, le varie tipologie di conduzione dei giochi. Abbiamo fatto la parte teorica in italiano con l'interprete che traduceva in arabo e pensavamo all'inizio che fosse una grande difficoltà, una grande barriera, e invece siamo riusciti a trovarci molto bene sia con l'interprete che con loro stesse. E poi c'è tutta la dinamica della corporeità, sì, che ti, certo, aiuta ad avere un approccio diretto. La cosa più bella per me è stato farle giocare e giocare con loro, no? E penso che la parte esperienziale sia fondamentale, e con loro per il momento è riuscita benissimo. Mi chiamo Maria Pia Ferrari, sono coordinatrice di progetto per CTM, gestisco l'iniziativa volta al rafforzamento dei servizi socioeducativi per minori palestinesi in 3 campi profughi in Libano, in particolare Mar Elias e Burj el Barajne a Beirut e Rashidiyeh a Tiro. Abbiamo cercato di inserire un elemento innovativo, un corso di formazione che consentisse a questi educatori di apprendere delle metodologie e anche di sviluppare delle capacità concrete spendibili nel loro lavoro quotidiano con i bambini, anche tenuto conto dell'importanza che viene attribuita allo sport, al movimento, all'educazione fisica, proprio per sviluppare nei bambini, nei minori, capacità anche cognitive, capacità relazionali, capacità espressive. Le corsiste hanno acquisito metodologie didattiche capaci di avvicinare i ragazzi e i bambini allo sport, educandoli al movimento come stile di vita, costruendo con loro una mentalità sportiva spendibile anche e soprattutto fuori dalla scuola o dalla società sportiva, ed educandoli alla salute. Per quello che ci riguarda, questi giorni sono stati molto importanti, perché noi nei nostri programmi lavoriamo molto su questi aspetti. I bambini, quando sono piccoli, imparano attraverso il gioco. Le attività motorie sono molto legate al gioco. Il gioco è molto connesso allo sport. E tutte queste attività sviluppano l'autonomia dal bambino, gli insegnano a rispettare i suoi ruoli, sa dov'è il suo ruolo, sviluppa la fiducia in se stesso, la fiducia nelle sue capacità. Le attività motorie sono una base essenziale per tutto il processo cognitivo.